vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Ita Vanilla. Come vedete siamo tornati qui nella nostra zona. Nel mentre ho cambiato la skin, quindi ora come ora ho questa qui. E quindi diciamo che come obiettivo ho quella di andare a trovare un villaggio. Comunque ho delle enderpearl, cibo, legne, torci, devo mettere la mano secondaria. Cosicché, ok, qui devo sistemare un po' di roba pure di qua. Anche se, ok, si sistemare, ma comunque devo far scendere un altro blocco, mi sa. E dicevo, comunque, il posto, diciamo, le coordinate ce le ho salvate, quindi possiamo andare tranquillamente, perché ho come obiettivo quello innanzitutto di trovare questo villaggio, e nella speranza che sia abbastanza vicino, poi sperare che ci sia un cartografo all'interno del villaggio. Una pecora, sembrava neve lì per lì. E una volta trovo questo cartografo, appunto prendere la mappa nella speranza di trovare una magione o qualcosa del genere, anche se devo ammettere che non sarebbe male prendere un paio di villici e portarli all'interno del mio mondo, così da fare innanzitutto una farma di, appunto, di villici, che spesso e volentieri danno comunque materiali utili come libri incantati tipo mending, oppure allo stesso tempo comunque utile perché danno comunque cose che normalmente non si possono craftare, o comunque non si trovano normalmente. Ok, e poi quando avrò ottenuto quello che mi servirà, diciamo, usare altre buco a forma di croce e fare comunque una farm anche di Iron Golem, nella speranza di farmare un po' di ferro, perché ho in mente qualche progetto che per realizzarlo ho bisogno veramente di tanto ferro. Ora, quanti cavoli di creeper ci sono qui in zona? Veramente tanti. Di qua ci sta qualcosa? No, non credo. Ora vediamo di qua. Sì. Di giù ci sono le canne da zucchero. Ok, che spero vivamente di recuperare. Perché spesso e volentieri comunque cartografi o per la mappa e quelli librarian danno come strumenti, diciamo, che chiedono comunque carta, canne da zucchero in cambio. Pure io ho la nostra amata enderpearl, quindi la vado a usare in questo modo, ovvero ne ho veramente veramente poche. Però, diciamo, ci semplifica parecchio la vita. Ora,
Più che altro perché ci l'Enderpearl ci semplifica la vita in punti come questo, quindi come fiume, per passarli, ci aiuta a passarli più velocemente. Oppure comunque, visto che è notte, pure per quanto riguarda il scappare da mostri potrebbe essere utile. Ok, ho rischiato veramente tanto questo giro. Comunque scappare da mostri, far passare per zone che normalmente non si passano. Ok, un posto dei fiori. Ok, sono capitato abbastanza lontano. Ok, comunque qui sono veramente tanti in questi posti fiori. Ok, sono rimasto con solo 3 enderpearl. Ok, qui c'è il mare. E la cosa potrebbe essere un po'... Oddio, sì, c'è il mare, però non è che crea troppi problemi. Perché ho visto in lontananza un'altra... Sì, mare, però lì c'è stata un'isola, cose... E comunque altre cose. Ora... Approfitto pure per mangiare di nuovo. Ora. Ok, vediamo cosa potremmo. Qui se non sbaglio non abbiamo molte possibilità di trovare villaggi, se non ricordo male. Quindi dovremmo sperare di trovare al più presto un altro bioma comunque più adatto a quello dei villaggi. Forse lì ci sta, ci siamo quasi arrivati. Praticamente qua. Strana sta costruzione. Ok, lì c'è il creeper. Pure questi, diciamo, sono strana come cosa ed è come bug di generazione. Ok, qui penso ci sia lava, esatto. Zombie, mucche. Pure di qua immagino che presto troverò altri biomi, altra roba. Un'altra montagna. Ok, strano da notare che sto notando che più sto in questo mondo, più generazioni strane del mondo si presentano. Allora, ho come obiettivo quello di... innanzitutto canna da zucchero. Perché, ripeto, rimangono utili. Anche se non ricordo male, non credo di avere qualcosa che riguarda una farm di canna da zucchero. Quindi, oltre a raccogliere e fare eventuali scambi, ho come obiettivo di conservarmene qualcuna, così che da far avviare appunto la farma stessa. Ciao, creeper belli.
Ah, ma qui mi sa che già c'ero stato, forse? Ok, sta pure diventando giorno, per fortuna. Visto che diventa giorno, approfitto per prendere un paio di blocchi che non ho preso. Così magari riesco a ad arrivare fino all'altra parte. 21 blocchi basteranno? Chi lo sa? Non credo, eh. Oddio, forse sì. No, non credo. No, in verità sì, sono bastati. Quindi ora io vedrei di qua se trovo, se vedo qualcosa. Devo ammettere che piuttosto difficile. Ok, qui ci sta sempre l'altra parte del lago e i fiori. Dubito che di là troverò qualcosa. Pure di qua ci stavo un punto. Quindi la cosa che posso fare è questa. Quindi devo ammettere comunque difficile, diciamo abbastanza, non dico che è difficile, ma trovare sempre, cioè riuscire a cambiare bioma non è tanto semplice, anche perché ho impostato il mondo, impostare il mondo quando l'ho creato in large biome. Quindi diciamo che i biomi sono belli grandi. Villaggio. Ok, sembrerebbe comunque non troppo lontano da casa. Anche perché ho riconosciuto queste montagne, stanno abbastanza, non dico che stanno vicine, ma abbastanza. Il che va molto bene. Ora sicuramente vediamo se qui c'è qualcosa di utile. Ok, a parte grotte. Questo è, diciamo, un villaggio, non dico posizionato bene, ma diciamo quasi, perché comunque stando vicino alle grotte non è male come cosa. Ok, direi di approfittare per far fuori le mucche, a parte non solo per il cibo, ma anche per quanto riguarda, nel senso, non andare a vedere là dentro. Ok, ora vediamo, diciamo ora l'unica cosa che posso fare è esplorare le varie case e prendermi il prendibile.
Anche se devo mettere di villaggio. Ah, di villaggio. Stavo per dire villaggeri, non ne vedo neanche uno. Ok, no, non volevo scendere. Ah, oh, ciao gatto. Vediamo, queste le prendo perché saranno ottime per creare farma. Pure qui c'è qualcosa di utile. Più che altro le librerie, quindi i libri. Ora qui vedo la campana. Questo è buono perché serve per togliere incantesimi dalla roba, unirli. Ok, pane, pane. E un lingotto di ferro. E la cesta me la prendo. Ora. Ok, la maggior parte sono piccoli villaggeri. Ok, altre case hanno. Comunque le hanno veramente migliorate tanto. Le hanno veramente migliorate tanto le cose villaggere. Cioè villaggi. Ok, tu invece cosa vuoi? Pelle per un cambio di. E mi dà lo smeraldo. Ok, tu vuoi troppi smeraldi? Quindi poi facendo, quando farò fuori diciamo, delle altre mucche, andrò a scambiare in cambio di smeraldi. Questa è utile. La Blast Furnace, che me la raccoglie. Ok, allora direi che villaggio abbiamo trovato. Quindi l'obiettivo, primo di tanti obiettivi abbiamo raggiunto. Direi che per questo video può concludersi qui. Spero che vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando lasciate mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.